Benvenuti in questo nuovo video vlog. Ho visto che vi piacciono un casino i video vlog. Ovviamente la mia stanza è sempre super disordinata, non ci stupiamo più di nulla. E io sono sempre struccata, anche qua non ci stupiamo più di nulla. Ovviamente io registro i video quando i miei fanno giardinaggio, perfetto. Buongiorno. Non faccia questa faccia da peloso. Dicevo che i miei stanno facendo giardinaggio, quindi se sentite cose strane è colpa loro, e che io faccio sempre vlog struccata in casa perché registro vlog quando sono in casa, devo fare alcune cose. Allora io divido le mie giornate in filming o foto e editing di foto e video, e questo è un giorno di editing, quindi solitamente i vlog io li registro quando sono in casa. Magari oggi vi faccio vedere come scrivo articoli sul mio blog, perché non ho mai parlato, quindi mi piace condividere con voi anche la mia parte da blogger. Sto guardando Miele che non sto capendo cosa stia facendo, comunque, ok? E spero che vi possa interessare. Se avete domande sul mondo del blogging, quindi di come aprire un blog, di come scrivere, eccetera, fatemele, che così io farò anche un video riguardo sul mondo del blogger, dei blogging, scusate. E è estate, quindi oggi non so se mi truccherò. Mi sa di sì, perché stasera arriverà mio cognato a vedere Temptation Island. Voi cosa ne pensate? Allora, io penso una cosa: si passa da un estremo all'altro, quindi da ragazze troppo gelose che mi lasciano un attimo ansia, nel senso che anche io ero così in passato perché ero insicura. E però io mi rendo conto che dall'altra parte uno non riesce a respirare, però fino a un certo punto, cioè Francesca sta esagerando, cioè. Mentre Selvaggia a me non sembra che Francesca, cioè a me pare che sia più quella che si accolla a Francesco di Francesco che si accolla a questa qui. Però magari stasera ci saranno delle sorprese, questo video andrò online dopo, ma è registrato prima, quindi oggi è lunedì mattina, quindi non sapremo bene come. Magari vloggerò anche stasera per capire meglio insomma, insieme cosa sta accadendo. Comunque Francesca mi pare un attimo eccessiva nei confronti di Ruben, cioè addirittura dire che si sente la polla che sta col pollo. Ma poverino, è un ragazzo così tenero, cioè troviamogli ragazzi come Ruben, no? Mi dà un'idea di innamoratissimo e di tenerezza, quindi non capisco Francesca, anche perché obiettivamente secondo me non è proprio anche lei fisicamente proprio carina, cioè nel senso non vuole essere una cosa discriminatoria, però insomma, cioè lei si permette di dare al suo fidanzato i peggio aggettivi, cioè che bell'amore, addirittura dire che quando ci va a letto piange. Ma risparmiatelo, cioè non devi raccontarlo a tutti Italia, cioè con umiliazione. Non lo so, sono un po' basita per queste affermazioni della signorina. Comunque ho scattato una foto per Instagram perché sto testando due prodottini che adesso vi faccio vedere, che mi stanno piacendo tanto. Chiara al buio, ok? E dovrei averli messi qua nella mia stanza stileria cose, che vi faccio vedere. Benvenuti nella stanza stileria cose, dove ci sono cose tipo questa camicia di Zara che mi piace un casino, scarpe, panni da stirare, costumi vari, armadi vari, e poi arriviamo alle, oltre alla carta igienica, proprio, no, questi sono i rotoli Scottex, sono dei rotoli da cucina, scherzavo. Questo ve l'ho già mostrato, questo ve l'ho già mostrato, ok. Oggi andremo a parlare di questi due, adesso ve li faccio vedere meglio. Vi presento la vita da Labrador. Il problema del mio cane è che il mio cane si annoia e si lecca le zampe, è una cosa che fanno i Labrador. E ci ha fatto ridere la veterinaria quando ci ha detto che dobbiamo fargli fare nuove attività. Cioè, guardate, cioè la sua attività principale è quella di cambiare posto per dormire, cioè noi non sappiamo più cosa fare. Allora, chissà se riusciremo mai, ce la faccio, a mostrarvi queste cose, perché continuano a succedere avvenimenti e quindi io continuo a dover spegnere questa videocamera.
Allora, dicevo, ho ricevuto da testare e provare insieme a voi due prodotti. Due prodotti, leggo le info che mi hanno mandato così so nello specifico cosa dirvi. Sono due prodotti di un'azienda che si occupa di nutrizione, di salute e beauty, che produce prodotti naturali. Scusate il fiatone, ma ho fatto le scale. Allora, a cosa servono? Allora, Bright Glam serve per avere la pelle più tonica, più luminosa, con un colore sano, più compatta, senza utilizzare creme, sieri, cose di questo tipo che in estate a me non piacciono. Là c'è mia sorella che saluta calorosamente, che strano che fa la scimotta. Quindi adesso andremo a provare. Questo è il mio preferito. Andremo a provare questo. Il mio preferito. Poi, invece questo qui che è Clean Glam, mentre questo qui invece aiuta a togliere schifezze, quindi punti neri, brufoli, schifezze varie. Melon Flower. Sì. Acne. Al melone, io non vedo l'ora di dirmelo. Acne, cose di questo tipo. E è utile soprattutto per quando mangiamo male. Cose. Gli ingredienti, sto guardando, gli ingredienti sono ottimi perché contiene solo. Sì, mi aspetta, mi finire questo, poi lo raccontiamo. Era green apple, quindi la mela verde, pineapple, che è l'ananas, kiwi, passion fruit, lemon, spinaci, cetriolo. Il melograno e alcuni estratti, uova e ogni melon flower. Ok, però scusa. Non contiene zuccheri, parabeni, silicone, okay. Alcol. Sì, e questo qua è utile soprattutto quando mangiamo male, quindi facciamo una grande pizzata quando in realtà è 2 mesi che stiamo cercando di fare una dieta per avere una pelle in decente. In realtà non riesce mai a fare la dieta, io sì. E quindi insomma questo qua ci aiuta quando mangiamo male. Ora io e Francesca andiamo a provarli. Esatto, andiamo a provarli. Ciao ragazze, ora andiamo a provare questi buonissimi prodotti. Mamma mia, questa vita da cagnolina. Miele. Scusi, lei dov'è finito? Signor Miele? Signor Mielino? Oh, eccomi! Io e Francesca siamo pronti per provare questi due. Io ho scelto questo e Francia ha scelto questo qui. Quindi insieme iniziamo a berceli e vediamo un po' insomma cosa succederà. Allora, come già detto, io proverò questo e mia sorella proverà l'altro. Allora, iniziamo subito. Allora, adesso proveremo insieme. Io proverò questo qui. E allora, come usarlo? Ci dice di prendere un sacchettino al giorno e di unzarlo con 250 ml di acqua o con altri drink preferiti a noi. Io in realtà sono decisa di usare l'acqua o un succo, però proviamo con l'acqua. Questi sono gli ingredienti, così potete valutare voi, insomma. Vi lascerò comunque qui scritto e giù nell'info box il codice sconto, così potete comprarlo con uno sconto. Il codice, come si chiama e quant'è, ve lo lascio qua da qualche parte perché devo andarlo a prendere. Questi invece sono gli ingredienti dell'altro. E nulla, iniziamo col mettere qua dentro nel misurino 250 ml di acqua. Io scelgo l'acqua, così lo provo prima con l'acqua e poi magari nei prossimi giorni lo proverò con un succo, con qualcosa. Ovviamente di salutare, quindi succo senza zuccheri, altrimenti... se vedete qualcosa qua è perché il mio cane stava giocando. E lui gioca sempre molto intensamente. Comunque ok. Dicevo, ovviamente se lo volete provare con qualcosa che non sia acqua, magari non utilizzate bevande con zuccheri perché non serve molto, a molto. Ok, iniziamo. Io vado a utilizzare un contenitore di questo tipo. Guardate quante bustine. Posso vederne una? Wow. Guardate, questo qua è la fragola, che è il mio preferito. Lo rimescolo un pochino. La chiesa, che è arrivato un pacco, vero? Sì,
Il bastina suona tutte le ore del giorno e della notte. Buono. Buono. E ora lo vediamo. Questo qua sa proprio la fragola. È proprio buono e ve lo consiglio. Anche perché comunque, essendo che c'è dentro anche l'acqua, vi va comunque bene, perché in ogni caso bere l'acqua in estate fa bene. Ora invece prepara Francesca questo qui, che è quello invece per la luminosità della pelle, perché lei non ha mangiato tante schifezze, anzi, che è fatto di honey, melon e flower, quindi vediamo un po' se vi piacerà. Vi ho già fatto vedere gli ingredienti. È possibile questa volta. Ma che belle, fa vedere. Sono azzurrine, quelle altre come erano nere, non mi ricordo, sì. Ma che belle. Avremo la prova del... No, non bello dal mio, bastardino. Fare caramelle, hai presente le caramelle? Le caramelle al melone, le cicche al melone. Quelle, boh, quando ero piccola, c'erano le cicche al melone con il rivestimento verde. Le avete presenti tutte, no? Io tipo ne mangiavo un sacco e questo sa. Ok, spero che non cada la telecamera. Vi farei vedere in che posizioni siete posizionate, ma non è il caso. Prima cosa, lavi i denti. La serie è un mi sistemo con voi, non so, non esiste, non è un get ready, è un, mi lavo con voi, non lo so. Allora, vabbè, come dentifricio, se vi può interessare, utilizzo il Colgate, fantastico. E alle volte utilizzo anche questo qua di Curaprox, però non sempre, che era stato inviato a mia sorella. Io lo sto utilizzando ogni tanto per sbiancare i denti. Ho delle corna ai lati, ma poco importa, non importa. No, non posso fare il video con questo corno, non me la sento. Bah. Vabbè, allora utilizzo questo che è di Mix Nature, questo scrub che ho rivalutato, vediamo se riesco a farlo, che ho rivalutato perché in realtà inizialmente mi sembrava eccezionale, ma non mi sentirei più di consigliarvelo a un anno da quando ce l'ho, perché mi sembra il classico scrub che ti fai a casa con lo zucchero, e quindi non mi piace più. Però ovviamente mi piace quando finisco i prodotti, quindi lo finiamo, e poi prodotti finiti. C'era ancora un po', effettivamente. Pensavo... Ma che carina, sono molto pigra, quindi soprattutto in estate... la maschera e lo scrub rispetto a tutto il resto. Utilizzo invece il mio amato MAC Lip Scruption, che in realtà appunto è lo scrubino per le labbra, che è rosa. Io l'ho scelto così ed è al frutto della passione. E lo faccio dire nel mentre che faccio la maschera. Non ho ancora capito se si può mangiare o no, quindi non mi accingo a farlo, anche se... Utilizzo questa maschera L'Oreal opacizzante purificante, maschera purificante di argilla pura, che io ho quasi pappato e finito. Ne ho tantissime di maschere e quindi cerco sempre di farle girare, come avete visto appena fatto un'altra maschera, che è quella peel off, però l'alterno, perché trovo che scemo, ho detto che non ho fatto maschere questo mese, l'ho fatta tipo 3 giorni fa. Vabbè, comunque l'alterno perché credo che facendo tante maschere si danno tante proprietà diverse alla pelle. Comunque, e questa qua io la utilizzo solamente sulla zona T. Questa qua è appunto quella all'argilla. Che a me piace tanto.
beccati i capelli. Che a me piace tantissimo quella argilla. È una sicuramente delle mie maschere preferite. Mi sto arrabbiando. Continuo ad arrabbiarmi. È una delle mie maschere in assoluto preferite. E quindi la uso, la finirò sicuramente entro il prossimo mese. E vabbè, cosa ci vogliamo fare? E ora, magari la metto anche un po' sulle guance. E ora la faccio asciugare. Nel frattempo possiamo parlare, ma nel frattempo ci prendiamo cura del mio corpo, cioè tutti insieme. Così vi faccio anche vedere un po' di cose che comunque domani mostrerò in un haul, però. Ok. Che splendore. Che ha prima fatto lo scrub ai piedi con il Roll Schulz. Dottor? Aspettate che ho qua un prodotto loro, quindi lo so. Dottor Schulz. E quindi ora metto crema e... crema, insomma. Allora... per tutto il piede, questa qua è una delle mie preferite, che non so in realtà se fanno ancora, e ovviamente non so se la ricomprerei, anche se di creme piedi non ho così tante, quindi magari sì. Crema balsamo alla lavanda, secchezza, speciale piedi. Io adoro queste creme. Cioè, diciamo che vi sto raccontando un sacco di cose oggi. Oggi ho voglia di farvi vedere a lezione tante cose. Visto che non mi sono truccata, oggi vi faccio vedere la mia skincare serale. Comunque, cioè, mi fa ridere questa cosa perché io quando faccio i vlog sto in casa. Sembra che, non lo so, sono segregati. In realtà, se tipo guardate il mio Instagram, capterete. Cosa sto dicendo? Capterete che io esco. Cioè, ho anche una vita sociale. Esco, ho anche degli amici, vado a fare gli aperitivi, quindi tranquilli, cioè, esisto. Esisto insieme alla mia vita sociale, non è che sono segregati in casa. Ok. E poi... oltre a questo, questa ce l'ho da anni e sinceramente non lo so. Della Pedorex, questa qua è per i calli. Proviamo, io li sto cercando di sconfiggere. Perché io sembro tipo una zingara, vado in giro sempre a piedi nudi, no? Quindi mettiamo il dopo sole. Sì, ma se non lo fai bere. Questo qua è della Bottega Verde. Ed è quello che sto utilizzando quest'estate. Bottega Verde, vi dico anche che cos'è: Sol e Ricrisio, lozione dopo sole rinfrescheggiata. E ha un... scusate. Hai bevuto, amore? La vita da Labrador rimane sempre la più difficile, io l'ho sempre detto. Amore. Comunque, anche nei giorni di pioggia, se avete preso il sole di recente o il dopo sole, mettetelo così vi idrata bene. Scusate, così vi idrata bene e mantenete la bronzatura. Mio Dio, tra poco cade. Perché mia sorella l'ha messa in bilico tra santi e falsi dei. Mi metto questo qua, che è per le smagliature, eccetera. Lo metto sulle cosce, che ho di quelle smagliature che fanno ridere i polli. Ok, allora adesso passiamo ai prodotti che utilizzo la sera. Ovviamente. Scusate. Ovviamente solitamente io non, cioè, non faccio la maschera tutti i giorni. Utilizzo un latte detergente, questo qua è di Bianca Amore, che ho già mostrato in altri... non è sponsored. Che ho già mostrato in altri 2000 video, post, eccetera. Mi piace veramente tanto. Era un brand che non conoscevo prima di che mi dasse i prodotti e dopo lo sto amando. E è fatto tutto a base di latte di bufala. Stava cadendo giù tutto. Allora, poi utilizzo contorno occhi. Questo qua ce l'ho da tantissimo, però mi piace un casino. È il primo contorno occhi, perché che è
Della Essence My Skin Hyaluron al cucumbero. È l'unico che ho provato in tutta. No, no, non è vero. L'ho provato uno di Eucerin che mi volevo strappare le pupille. Le pupille? Non so se ricordi. In estate utilizzo sempre un siero e la crema. Diciamo che oggi che c'è più fresco potrei anche tentare di usarla, ma perché è appena piovuto, ma ci sono stati giorni stronga in cui la crema veramente, cioè se tu già mi ci metti il siero, lo mettevo con fatica, la crema mi sarei sentita male. Comunque utilizzo siero Christian Dior Matisse, grazie, stavo cadendo, Matisse Star, che ormai ho da un po' e che io sinceramente ricomprerei, vero Frank, tu? Cioè, allora, io non ho provato tanti sieri, però in realtà è il siero che adoro di più. Uno perché è verde, quindi in realtà io ho molta poperose e un po' fa l'effetto, non ho quasi la poperose, ma anche se ce l'ho. E due perché non unge, ma idrata e ti fa sentire la pelle a posto. So, sta abbastanza convincente. Quindi, cioè, io... Non so, io è difficile che mi piacciono i prodotti perché non riesco a capire la gente come faccia a dire questo prodotto è fantastico, è spettacolare. È molto raro che mi affezionano dei prodotti, onestamente. Perché mi piace molto cambiare. Però quando dico che un prodotto è buono è perché proprio. E ad esempio ci sono pochi prodotti che ho ricomprato. Cavolo, quasi scarica. Ci vediamo dopo, così metto la batteria sotto carica, possiamo vedere Temptation. Ciao, dopo. Ciao a tutti, buongiorno. Ieri sera alla fine non ho più vloggato, avevo la vlogcamera scarica e quindi ho deciso, vabbè, ho detto, vabbè, niente, lo concludo oggi questo vlog. Mi sono appena svegliata e si vede. E oggi appunto, come ho detto ieri, ho da scrivere un articolo che alla fine ho rimandato. Devo editare questo vlog e devo cucinare io oggi, quindi ne vedremo delle belle. Poi su Instagram vedrete, ce la posso fare, il risultato. E nulla, ora vado di sopra, che oggi di cose da fare ne avrei abbastanza, però mi tengo sempre impegnata. Buongiorno principe! Salve! Com'è la vita da topo? Sì, perché lui in realtà non è un cane, è un topo. Ok ragazzi, io chiudo questo vlog che sarà il più lungo che... della storia, veramente. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!